No, non è vero, tu non sei un niente che si perde nel nulla. No, non è vero, tu non sei una solitudine desolata che è destinata a svanire senza che alcuno ne senta la mancanza. Anche se non hai nessuno della famiglia, anche se nessuno verrà alla tua tomba per deporre un fiore, tu non sei solo. No, non è vero, tu non sei una storia che nessuno ascolta, anche se il tuo racconto talvolta è un po' confuso e tra i tuoi ricordi fatichi a ripescare i nomi. No, non è vero, tu non sei solo il fascicolo di una pratica che a un certo punto finisce in archivio, o una patologia da associare a un medicinale o un posto letto occupato. No, non è vero che l'unica parola che abbiamo da dire sulla tua città e sulla tua vita è che sia una storia di desolata solitudine. Noi siamo qui a testimoniare che anche chi non ha nessuno, se non si ostina in un isolamento risentito, sperimenta una trama di rapporti, una sollecitudine che ho visto abituale nel personale dell'RSA. Anche chi, come si dice, non ha nessuno, riconosce il sorriso di chi lo accudisce ogni giorno, del compagno di camera con il quale chissà come è cresciuta una intesa, quasi un'amicizia. Anche chi, come si dice, non ha nessuno, aspetta la messa della domenica e l'incontro un po' festoso e confusionario che diventa il popolo di cui si rallegra Dio. Ma quando irrompe il fumo che soffoca, quando irrompe il fuoco che distrugge, quando viene il tempo di un'angoscia come non è stato mai, come ci si può ricordare delle carezze e del sorriso, delle abitudini rassicuranti e delle feste di compleanno che si celebrano ogni mese nell'RSA? Quando viene il tempo dell'angoscia insopportabile, che cosa sarà di me? Che cosa sarà di te? Che cosa è capitato quella notte? Il pensiero umano si smarrisce. La casa e la vita sono devastate. Le istituzioni sono impotenti. Allora, dice il profeta, in quel tempo sorgerà Michele, in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Allora smentite tutte le promesse umane, allora contraddetto ogni umano desiderio di essere felici, allora in quella notte, per Laura, Paola, Michail, Anna, Loredana, Nadia, allora, nel momento tragico e disperato, il Signore Gesù, con le ferite gloriose della sua passione, pronuncerà il nome di Laura, Paola, Michail, Anna, Loredana, Nadia, e dirà: io voglio, Padre, che Laura, Paola, Michail, Anna, Loredana, Nadia siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato. Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è
una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia troppo incomprensibile. Piuttosto è l'incontro drammatico tra la pietà commossa e l'impotenza insuperabile della città, l'incontro con la parola che parla con una autorità troppo più alta e indiscutibile di ogni parola umana. La pietà e l'impotenza, quando entrano in chiesa, possono farsi domanda, farsi preghiera. Signore, dove sei? Signore, dov'eri? Signore, che cosa vuoi? E la parola del Figlio di Dio, dell'uomo dei dolori, dell'uomo delle ferite, risponde a tutti noi, risponde a ciascuno di noi, risponde e dice: ecco dov'ero, ero là a morire con loro, ero là per essere unito a loro nella somiglianza della loro morte. Ecco dov'ero, sono il crocifisso. Ecco che cosa voglio, ecco qual è la volontà di Dio. Questo io voglio. Padre, io voglio che Laura, Paola, Micail, Anna, Loredana, Nadia siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria.